Assiderno in consiglio comunale, approvata con i soli voti della maggioranza l'aumento dei costi di conferimento dei rifiuti in discarica e la Tari 2022. I costi di conferimento passeranno da 130 euro a tonnellata a 205 euro. Una situazione che, dice assessore al bilancio Pietro Sgarlato, potrebbe aumentare già dal mese prossimo, specie se bisognerà trasportare gli scarti di lavorazione fuori dalla regione. Sul punto critico l'opposizione con Domenico Catalano, capogruppo di La Nostra Missione, che mette in evidenza come l'aumento delle tariffe possa non essere sopportato dalle famiglie sidernesi meno abbienti e numerose. Una situazione che si aggrava visto un servizio poco efficiente. Aumento anche della Tari 2022, per la quale Sgarlato spiega come la tariffa si compone di una quota fissa e una variabile determinata dai metri quadri della superficie. Evidente, dice, che un nucleo con più abitanti produrrà una quantità maggiore di rifiuti e quindi dovrà pagare di più. Anche in questo caso, critico Catalano, che mette in evidenza come il vero problema delle tariffe Tari a Siderno sia il fatto che non vengono incassati i tributi accertati. Per il consigliere invece di Siderno 2030, Stefano Archinà, la maggioranza manca di coraggio, incapace, dice, di andare oltre i tecnicismi. Sulla questione rifiuti parla anche il sindaco Maria Teresa Fragomeni, che mette in evidenza come dal 2023 il comune sarà attrezzato per adeguarsi agli standard qualitativi di raccolta differenziata prefissi dall'ARERA. Ma sentiamo il sindaco in merito alla situazione della raccolta differenziata dopo la chiusura del contratto con l'Ocre d'Ambiente. Come ricorderete, nell'ultimo videomessaggio in cui parlavo della problematica della raccolta, vi avevo detto che avevamo deciso di concedere la proroga per il servizio alla società Ocre d'Ambiente, nelle more della gara per l'affidamento triennale, che tra parentesi ci è stato riferito dalla SUAM che probabilmente verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale giorno 2 maggio. La determina di proroga prevedeva appunto 4 mesi estensibili ad altri 2. Ma i continui disservizi dovuti alle problematiche finanziarie della società Ocre d'Ambiente, e voglio specificare e ricordare che il comune di Siderno è regolare con i pagamenti ed è sempre stato adempiente, dicevo, i continui disservizi ci hanno spinti a non concedere ulteriori proroghe e ricorrere quindi ad una procedura negoziata a cui hanno partecipato 3 ditte su 2600 invitate. La procedura se l'è aggiudicata una società di Salerno, la Tecnio SRL, ed inizierà lunedì 2 maggio il servizio. Fino a quel giorno resterà in vigore il contratto con la Ocre d'Ambiente e il calendario della raccolta rimarrà invariato. Ci scusiamo per i disagi, che ovviamente non sono dipesi dal comune di Siderno.